Eccolo, se non ve ne bastava uno, eccovene due. I miracoli dello smartphone, di YouTube sulla Smart TV. Allora, come dicevo ieri, sono ad Atene, questa è l'Acropoli, ve la faccio vedere di nuovo, e sono venuto per un paio di notti a sentire Andreas Antonopoulos. Chi di voi lo conosce sa che è un po' il guru del Bitcoin a livello mondiale, e fatalità è greco, anche se è americano adesso, e vive è diventato recentemente un nomade digitale a tempo pieno. Si è reso conto che non aveva senso tornare a San Francisco dopo ogni viaggio, e ha deciso di fermarsi a... dov'è la telecamera? Madonna, qua, vai. E ha deciso di fermarsi, di praticamente viaggiare continuamente. Allora, perché sono venuto? Sono venuto perché, come sapete, noi, i nostri clienti, per almeno direi un paio d'anni, gli ospiti dei nostri appartamenti nel nostro sito, nella DAP, come la chiamiamo, li troveremo nel mondo cripto, perché è necessario avere un minimo di dimestichezza con i wallet, avere delle criptovalute, sapere come comprarle, eccetera. Per cui lì andiamo a pescare lì, e anche per, ovviamente, essendo noi un progetto del mondo blockchain, creare contatti. Com'è andata? Allora, Antonopoulos ha fatto un discorso che verrà fuori in video tra, non so, un mesetto, in genere dopo un po' li pubblica tutti. Ha fatto un discorso strano, diverso, non strano. Ha parlato di prezzi, ha fatto tutto un intervento sui prezzi del Bitcoin e delle criptovalute, e di quale sarà il prossimo Bitcoin, eccetera. È molto interessante, non ve lo replico ovviamente perché ci metterai mezz'ora. Molto interessante. Poi ha fatto il classico meet and greet, cioè quando vai lì, ti fai la foto con lui, eccetera. Non l'ho fatto perché l'avevo già fatto a Sofia, ho già la foto con lui, diciamo. E anche perché oggi poi lo rivedo nell'happy hour. Voi forse sapete che siamo con Trips Community. Siamo Patreon di Antonopoulos con $10 al mese. Diciamo, contribuiamo al suo lavoro di diffusione del Bitcoin e delle criptovalute in generale, e questo ci dà accesso quando fa degli incontri, di un meetup, quindi una bevuta, qualche birra con lui in pochi. Sofia, eravamo in 7 e oggi forse saremo un po' di più. E poi ho conosciuto delle persone del mondo cripto greco, che tra l'altro mi ha molto sorpreso. Allora, a parte che voi sapete che nel mondo cripto sono 9 maschi su 8, cioè donne ce n'è pochissime, e va bene, cioè va bene, ce ne sono, ma stanno anche aumentando, ma è estremamente, diciamo, sproporzionato a livello maschile, perché è un mondo di nerd, di gente, insomma, di ingegneri, di gente che si perde nel codice, e quindi anche a livello sociale non è che siano i più aperti del mondo. Ecco, non è un incontro di, non so, io, Instagrammers o gente alla quale piace viaggiare, un po' come si faceva con i trip raduni che facevo io con la community, diciamo, di viaggiatori. Però insomma è un passo importante dal nerd bulgaro al nerd greco, è un'altra cosa, sono molto più aperti, e ho parlato con parecchia gente. Ho conosciuto un tipo, per esempio, che vive in America e fa consulenze. Aveva appena fatto un'intervista con Tim Draper, che è un americano molto famoso nel mondo Bitcoin, ed è stato consulente per un'azienda. Non posso dire il nome perché poi mi ha detto delle cose che adesso io vi ripeto, quindi non vi dico il nome, ma un'azienda che più o meno fa quello che facciamo noi in Asia. Vive a Shanghai, tra l'altro, adesso, non a New York, non in America. E una cosa interessante è che questi hanno più di 50.000 iscritti nel canale Telegram, noi abbiamo 100, e mi ha detto: guarda, lascia perdere, perché quando vedi quei numeri in Telegram sono 90% pakistani che vengono, diciamo, attirati da vari sistemi di marketing, in particolare gli airdrop. Io questo l'avevo già visto con altri progetti, sempre del nostro settore, dove vengono fatti questi airdrop, cioè vengono regalati dei token, e persone di questi paesi, Pakistan, India, eccetera, siccome sono gratis e potrebbero un giorno valere molto, si iscrivono al canale Telegram, perché è obbligatorio, prendono questi token, e poi cosa vuoi che resti di qualità
della conversazione, nulla. Per cui diceva, in particolare Telegram, non guardare i numeri, ok? Guarda la qualità. Quindi anche lì ci si ricollega un po' al discorso social, che abbiamo poche persone nel social, eccetera. Sarebbe facile arrivare a 5-10.000 in Telegram, però poi cosa porti dentro? Quello è un po' il fatto, no? Potrebbe anche aver senso, giusto per avere i numeri. Però se poi chi deve analizzare capisce che è tutta roba da airdrop, ti sputtani parecchio, insomma. Quindi, insomma, bisogna starci attenti. Poi a cena, poi cena, speravo fosse una cena, erano delle birre, una birra. In Grecia la birra costa 5-6 euro, soldi non ne girano tanti, quindi tutta la serata una birra a testa. Non lo dico in senso derisorio, dico proprio perché, insomma, la Grecia sapete che ha passato dei brutti anni e evidentemente non c'è molto cash che gira, e quando tu sei una serata con gente e stai 2 ore e bevi una birra, capisci che c'è qualcosa a livello cash che non va. Troica, cose del genere. E c'era gente interessante, c'era un tipo, per esempio, che appena è apparso il primo post su Bitcoin nel 2010 in Slashdot, ha scaricato il client e ha cominciato a scaricare 50 Bitcoin alla volta. Direte, è un miliardario? No, anche lui una birra sola. Perché poi ha venduto queste centinaia di Bitcoin che valevano 0,02, li ha venduti quando erano arrivati a 7 dollari. No, o li ha venduti per 7 dollari. Insomma, ci ha fatto una lira, che è molto collegato al discorso di Antonopoulos, che diceva: guardate che è inutile dire che chi è entrato presto è diventato milionario. Quando tu entri presto e vale 1 dollaro o vale 100 dollari, non ti verrà mai in mente che possa arrivare a valere 1000 o 10.000 o 20.000. Pochissimi sono diventati ricchi veramente con le criptovalute. Perché nel momento stesso in cui, quando tu entri molto presto, non ci credi neanche te, non ci crede nessuno. Okay, è un discorso più composto che non voglio riportare adesso, però ecco, ho conosciuto probabilmente la persona che è entrata prima nella storia per me del Bitcoin. Non conosco nessuno che sia entrato prima. Anche Antonopoulos è entrato nel 2012, io nel 2013, entrato intendo dire che ha cominciato ad approcciarsi e comprarli. Io li ho presi nel 2013, li avevo già cominciati a leggere, a studiare un anno o due prima, mi pare, però ecco, sono entrato nel 2013. Questo, poi vari ragazzi, tra l'altro mi sono ritrovato, eravamo in 7-8, mi sono trovato a parlare solo io perché erano molto curiosi di Trips, mi hanno fatto un sacco di domande su Trips, molto tecniche, anche quante signature, quante firme avete nello smart contract, per capirci. La cosa è piaciuta molto, ho lasciato i miei volantini, ho preso contatto con queste persone e oggi ne vedo ancora un paio al meetup. Niente, il feedback su Trips è sempre positivo, l'idea piace molto. Da lì a dire che prenoteranno, insomma, siamo abbastanza lontani, abbiamo pochi appartamenti, poca disponibilità, è molto complicato, eccetera. Però il feedback è molto buono a tutti i livelli, quindi mi fa piacere. E niente, quindi vale sicuramente la pena venire a questi incontri. Basta, oggi rivediamo Andreas, gli farò alcune domande sulla governance, sulle DAO, eccetera, perché ne sta parlando abbastanza recentemente. E niente, basta, ecco il mio feedback. Ciao a tutti.